Poi regna una calma apparente prima della battaglia vera e propria. A tombola che è parente. La prima questione succede poco cartellone. A casa mi stanno in privatazione fino al 2025, tutto chiuso. Infine si tira il primo numero e c'è sta sempre il solito strunzo che fa sempre la solita battuta. Vega a casa ne stanno parecchi. E chi l'ha ancora più strunzo che dice, non è possibile, o facciamo cartellone, è uscito solo 48, te lo giuro. Guarda, sta cosa allucinante, sta per finire che non ce la fa chiudere, ha fatto le palle così, ci sta sempre quel cornuto che col gomito tocca i cartelli lo vicino, carna tutto e fa sulla terra, e ti ha sentito i numeri nata a voto. Ti ha presentato a messa in mezzanotte con una panza da rifino a bascipi, non ce la fai a camminare, ti esce nei bolli di sapore, va a bocca. Ti commuovi quando il prete dice che Gesù esclamò, date da mangiare agli affamati, mentre noi ora prima a tavola per l'ultimo rocco cozzi faccerenne a patata. I più grandi poi vanno a casa di qualcuno a giocare a carte, e fateci caso, c'è la coalizione fra i parenti e gli amici nei confronti dell'estraneo, circola la voce rinta la comitiva, uaiù, meno male che è venuto su strunzo che ce lo mettimmo sotto, e puntualmente su strunzo cacciano culo rutte in questa maniera che alla fine sente chi lo fa, ma chi ha chiamato a chi? Ma il vero giorno di festa, signori miei, in Italia è la domenica, il giorno del Signore, dove ognuno di noi si alza a letto verso mezzogiorno, mezzogiorno e trenta, attratto dall'odore del ragù. Dopo questo lauto pranzo ci mettiamo davanti al televisore, ma non abbiamo fatto ancora i conti con i famosi consigli per gli acquisti. Sì, perché mentre vediamo un bel film romantico, mentre lui e lei si stanno per baciare, ecco che all'improvviso si aprono le porte di un ascensore. Fuori all'ascensore un uomo elegantissimo, giacca a doppio petto, cravatta, 24 ore in mano. Rinda l'ascensore, non fa manone, gonno con spacco, scollatura fino all'ombelico. Chi sa, guarda e fa, sale? Avevano guardi da lui che fa, sale nel naso e scende nella gola. E ti non guardare, sono a me. E chi là dopo Roma che passa senza la vetrina di dolci, adesso ci strafoghiamo. Ah, vogliono guardare, famo sei pazzo. Ma mi vuoi tutta ciccia e brufoli? Io mangio una cosa leggerissima, un Kinder Bueno fatto di crema alla vaniglia, nocciola, cacao e panna. Niente meno che si mangiano un ruoto di pomarola e si più leggeri, sono a messa, sì. Io tram era a Bauli, quando è che si va a schiattare di fronte a un tiro? Ma, con chi lo porca, in ba 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 ba. Pesce. Poi c'è una specie di salanuto con un vassoio in mano, cara, hai visto? I miei amici hanno mangiato tutti i mosceri. E ci credo, porto solo morte e fama, ragazzi. E ci fatti giusto a te, ma mettere la fitta di patana sotto la diretta, sennò manca che lo troviamo stasera. E la Volvo Polar era di qualche tempo fa, chi se la ricorda? Si vede a questa stadia di montagna, il paesaggio ai lati, la mucca che si vota a misa via, e sa ancora, e lascia una cosa in terra, occhio e croce, una ventina di chili. Passate voi con la Volvo Polar, sezzate a sinistra. Sezzate a destra e tutto è a posto. E voi? Vado a cattare una macchina di 70 milioni. Poi vi scattate una cagata. E non mi dica ci va a finire con operai. Poi trasse una signora in una farmacia e fa, mio marito aveva bisogno di qualcosa per il mal di gola, per il mal di testa, per il mal di pancia, per il mal di piedi, per il mal di schiena. Signore, quando ho tornato a chi? L'ultima è dedicata a chi l'uomo in merda che piace a tutti e femmine. Chi che capisce lungo e gli occhi verdi. Grazie te canne. Cato guardo con un'aria schifata e fa, perché bevo il Kermesser? Non lo so. Non lo so. Non lo so. Sono fatti miei. Ma chi cazzo ti ha chiesto niente, frate? E gli ospedali? Altro che ospedali come a Cuba. Noi a Napoli abbiamo degli ospedali che ce li invidiano in tutta Europa. Tu stai a casa, ti senti male, ti viene un attacco ai coli d'acuto, stai con la panza a mano, piglio il telefono. Pronto ospedale Cartarelli? Per cortesia un'ambulanza via Filangieri numero 29. Sto malissimo. Guardate, le ambulanze stanno tutte fuori, non potete venire voi. Guardate, io sono su lì a casa. E me la patente, non ha niente. E la patente la tengo. Ma manco c'è essere in damai.